Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui tornati con la nostra carriera allenatore su Ultimate Team. Siamo qui con il secondo episodio, sempre in divisione 10. Oggi proveremo a finire la divisione 10, spero in due partite, però anche in tre va benissimo. Dobbiamo completare i nostri obiettivi della dirigenza. Allora, nello scorso episodio siamo andati bene con i gol di testa che siamo riusciti a fare, siamo andati bene anche con le partite con maggior possesso palla, siamo a 3 su 3 per il momento, quindi ce ne basta una in queste 2-3 partite che giocheremo in divisione 10. Purtroppo abbiamo subito un'ammonizione, però siamo riusciti a segnare una tripletta e poi ci manca solo da non subire gol di testa e da fare quindi la quarta partita con maggior possesso. È subentrata una nuova regola in questa serie, infatti ringrazio Jacos per il commento e ho deciso di inserire un budget trasferimenti, diciamo così. Per ogni obiettivo completato ci arrivano 10 milioni, ma non 10 milioni di crediti, ma 10.000 crediti per comprare qualche giocatore. Non vedete adesso i crediti che ho in alto a sinistra perché quelli sono dell'account che mi sono fatto grazie alle sfide di Reazione Rosa, eccetera. Non so graficamente dove li metto, magari proprio al posto di quei crediti avremo un budget trasferimenti. Per il momento abbiamo già 20.000, quindi crediti per il budget trasferimenti e come funzionerà questo budget. Praticamente nel prossimo episodio, spero, se riusciamo a passare alla divisione 10 in questo, Ricky, ovvero la nostra dirigenza, ci darà una nuova squadra e dei nuovi obiettivi. Nella nuova squadra ci sarà almeno a quanto pare un argento, visto che un obiettivo l'abbiamo fallito, e poi tutti gli altri saranno oro, magari una squadra spero un po' più forte di questa. Comunque, avremo un tot di budget trasferimenti e con quello ci potremo fare un acquisto. Non faccio più acquisti perché sennò stravolgiamo la squadra. Quindi, oltre ai tre giocatori che avremo in panchina portati da questa squadra, avremo un ulteriore innesto che potremo mettere direttamente però in squadra al posto di uno dei giocatori di Ricky. Ovviamente sarà al posto di un oro, gli argento non li potrò mai cambiare. Quindi abbiamo chiacchierato abbastanza, possiamo andare a giocare la prima partita di oggi. La squadra è sempre la stessa, la forma fisica non è nemmeno tanto male, quindi andiamo nel match. Ok, il primo avversario è FC Mrak, che ha questa spagnola praticamente con Inui esterno sinistro della Liga. Non male come squadra, non è troppo buggata, anzi devo dire poco buggata, però ci sta, vediamo di fare bene comunque. Pereira vede Salvio. Salvio subito con il tiro fuori, ma come si fa? Salvio aspetta un po'. Jonas è buono il passaggio, Jonas con la botta! Jonas 1-0 al quinto minuto. Grande così, parte bene la nostra squadra che l'ho un po' capita, diciamo, nel primo episodio, quindi adesso ci gioco già meglio. Dobbiamo semplicemente fare un po' di possesso palla per essere sicuri e non subire gol di testa, ma quello non dipende solo da me. Castro, bravissimo, Lucas Castro con il piazzato. Madonna, cosa ha parato. Ancora buona la palla, ancora per Castro, il tiro a giro non va. Sempre palla nostra. Riproviamo con Banega. Ancora per Castro, al terzo sarà quella buona, no. La quarta allora sarà quella buona, no, nemmeno. Incredibile, calcio d'angolo. Cioè, sulla fascia è partito Pereira. Andreas Pereira se ne va alla grande. Andreas Pereira aspetta il compagno. Lo serve Jonas per la doppietta. Jonas non fallisce. 2-0 dopo 15 minuti. Buono sì, anche doppietta Jonas, ma non ci serve perché la tripletta l'abbiamo già fatta. Però ci serve vincere e fare maggior possesso. Ancora palla recuperata. Salvio. Forse è fuori gioco di Pereira. O forse no. Pereira 3-0 al 17esimo. Stiamo asfaltando questo avversario. Potrebbe anche quittare. Facciamo sto possesso, che è importante. E con Jonas poi andiamo a concludere. Sì, così. 4-0. Nuova tripletta per Jonas con Salve e Soliveira. Mamma mia, come gioca questa squadra. Ancora Jonas, prova a girarsi. La palla è buona per Castro. Castro aspetta, con calma. La rimette dietro. C'è il tiro qui. Mamma mia, alto. Ma come gioca questa squadra? Finisce qua il primo tempo sul 4-0 tripletta per Jonas. Possesso palla alla grande per noi, 63%, partita completamente dominata. Cioè, questo qui può anche quittare tranquillamente. Ora palla in mezzo, dietro. Per Banega ce l'ha la botta. Anche Jonas. Prova la bicicletta, che non si sa fare. Ha in mezzo. Per Pereira. Ancora per Ganso, il tiro alla traversa. Eccezionale. Cosa? No, no, non ci credo. No, ho preso gol di testa. Ma come?
Ma cosa fai, Portio? Adrian! Ma dai, ma era un tiro di merda! No, così se ne va un obiettivo così. Così, a caso. Ma perché? Ma dai, ma perché mi fate bestemmiare prima mattina, ragazzi? Dai, Salvio. Tanto ormai è inutile, 5-1, vabbè. Ma sono ancora qui impresso quel gol orribile di testa, che schifo. Mamma mia, cacciatore. Cacciatore, ancora lui. Cacciatore se ne va. Cacciatore, tutto lui. Il tiro di cacciatore dal palo. Che azione che aveva fatto. Salvio, puoi andare. Velocità, Salvio. Entra con la skill, Salvio. Il tiro di Salvio. 6-1, la chiude lui, il nostro Salvio. C'è una palla a Salvio. Passaggio per Grant, anzi Jonas, il tiro! Dove l'ha piazzata Jonas? Poker per lui, 7-1 all'89esimo. Ma che botta che ha tirato, ricordiamo qui l'azione con Salvio, il passaggio per Jonas che sul mancino non ci penso due volte, la spara lì, a togliere la ragnatela. Buono Jonas, buono Jonas. Il cross in mezzo, rifacciamolo un bel gol di testa, questo è proprio preciso, voluto, 8-1. Finisce anche qua la partita su questo gol di testa di Salvio. Tra l'altro ho fatto tripletta più poker per Jonas. Tantissimi gol, un solo gol subito e ovviamente di testa, incredibile. Quindi secondo obiettivo fallito, però anche il terzo completato perché dovremmo aver fatto senza alcun problema il possesso palla, infatti siamo al 60%. Quindi abbiamo fatto le 4 partite a maggior possesso, in teoria gli obiettivi sono conclusi. Dobbiamo semplicemente vincere la divisione 10 e ci proverò nella prossima partita. Ok, la seconda partita di oggi è contro FC Porco Diaz. Iniziamo subito così. In teoria non dobbiamo fare nessun obiettivo, dobbiamo semplicemente vincere la partita, quindi potrò giocare, diciamo, come mi pare, tra virgolette. Buono, cacciatore subito in area. Il passaggio per Pereira che sbaglia. Come ha fatto a sbagliare? Glielo dà comunque Jonas. Buono, qui il passaggio ancora per Jonas. Jonas è solo, c'è di là Pereira che non può sbagliare Pereira. Ti scarto! Dai, 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 si riparte. Dai, c'è Salvio solo. Dai, c'è Salvio solo, può andare in velocità contro Caruzzo. Chi diavolo è Caruzzo? Dai, che lo fulmini. Dai, Salvio, il tiro! Il driven shot che buca Perin al 39esimo. Salvio. Vai per Pereira, è buono. Vai per Pereira, è mezzo. E per Salvio, Perin ci mette una pezza. Ancora la palla è lì. Non ci credo, non ci credo. Quella palla buona, però. Per Pereira, per Jonas, che la piazza. Deviata la piazza. Dai Jonas a giro, Jonas! Fuori. Ora vuole l'1-2, Salvio. Il passaggio di ritorno per Jonas! Che con la punta del piede anticipa ancora Perin. E il 2-0 al 45esimo. Ottimo così, perché la partita non era facile, assolutamente. Siamo riusciti ad andare con due gol di vantaggio. Qui bellissimo passaggio di Salvio e Jonas anticipa alla perfezione il portiere. E finisce anche il primo tempo sul 2-0, buono così. Comunque sto facendo di nuovo possesso palla, 54%, un pochino meno rispetto a partite prima, però mi sta mischiando sta cosa del tiki-taka. Proviamo stavolta a metterla direttamente in mezzo con Banega in mezzo per Jonas! 3-0, un altro colpo di testa, questa volta di Jonas al 51esimo, vai così. Buono il filtrante per Jonas, esce il portiere, prova il pallonetto, Jonas, palo. Ancora Banega vede Pereira, buono il passaggio di esterno. Pereira di prima per Jonas. Jonas può andare. Jonas col mancino! Che angolo che trova Jonas! Anche col mancino. Micidiale. Sotto porta. 4-0 al 72esimo. Partita più che chiusa. Bravo Jonas. Fa tutto lui! Ma che giocatore! Dovunque tira il gol. 5-0. Che giocatore Jonas. Poker di nuovo per lui. Mancio lungo per Salvio. Salvio c'è in mezzo cacciatore, cacciatore può andare, cacciatore se ne va, cacciatore! Buono, qui filtrante ancora per Salvio, Salvio può andare, può correre, non esce il portiere, invece sì, il pallonetto di Salvio, 6-0, la chiude così, in bellezza. E finisce qua la partita, e finisce qua anche la prima stagione, la nostra carriera su Ultimate Team. Buonissimo così con un poker di nuovo per Jonas, una doppietta per Salvio, che i due lì davanti hanno fatto veramente sfracelli in questa stagione. Quindi ci sta che vengano confermati nella prossima rosa, ovviamente non titolari ma in panchina. Vi ricordo di commentare comunque con dei giocatori che vi hanno impressionato in questa serie.
in questa stagione, anzi. E vi ricordo che 3 verranno portati in panchina nella prossima squadra. Come vedete, ci arrivano i crediti della divisione 10, abbiamo vinto tranquillamente, abbiamo fatto 3 obiettivi completati, mentre vediamo che abbiamo vinto il titolo, quindi ottimo così. Vi dicevo che abbiamo completato 3 obiettivi, quindi arriviamo a 30.000 di budget stipendio. Come avete visto, abbiamo purtroppo subito un gol di testa e abbiamo subito anche una munizione, cioè una e una purtroppo, proprio precisi, proprio per farci fallire gli obiettivi. Mentre siamo riusciti a fare un gol di testa, anzi ne abbiamo fatti ben 3. Abbiamo fatto il maggior possesso in 4 o 5 partite, in realtà non ho visto il possesso in questa partita ma non mi interessava. E poi abbiamo fatto una tripletta, anzi ne abbiamo fatte 3, anzi 4, perché 3 con Jonas, di cui 2 poker, e una tripletta con Salvio. Quindi veramente easy, cioè easy. Abbiamo fatto 3 obiettivi, quindi 30.000 crediti che ci serviranno per migliorare un giocatore della squadra che ci darà la dirigenza per la prossima stagione, che sarà in divisione 9. Quindi vi ricordo di commentare con 3 nomi che volete vedere per la prossima stagione di questa rosa. Di commentare anche con un giocatore che potrei comprare con 30.000 crediti secondo voi, anche se c'è da vedere il ruolo, c'è da vedere la formazione che mi fa utilizzare lì, c'è da vedere chi sarà il punto debole secondo me tra gli oro che metterà. Quindi sta da vedere tante cose. Vi ricordo anche di lasciare un bel mi piace, perché il primo episodio è andato molto bene, abbiamo superato i 100 mi piace, quindi secondo me ce la possiamo fare anche in questo secondo episodio. Invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, passare alla pagina Facebook e profilo Instagram che trovate in descrizione. Vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.